andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe, il bambino che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori poi se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. La parola di Dio che viene proclamata nella notte, all'aurora, nel giorno, è di una ricchezza straordinaria, tutta orientata a mostrarci il mistero della nascita del Figlio di Dio in mezzo a noi, l'annuncio di gioia dato all'umanità attraverso i pastori, i magi, la testimonianza di Maria e di Giuseppe. E noi che cogliamo questo annuncio siamo chiamati a fare sintesi per applicare, per vivere nella nostra esperienza quotidiana del XXI secolo questo tempo di pandemia, il lieto annuncio che Dio si è fatto uomo. La riflessione che io vi propongo è una riflessione particolare che spero possa aiutare ciascuno di voi appunto a raccogliere il messaggio del Natale, a fare sintesi per la sua esperienza quotidiana. Mi riferisco a quel bambino impastato della nostra stessa carne, che è per noi segno e premessa di speranza, senso dell'esistenza e inizio di un futuro gioioso. Alcuni hanno smarrito il senso del Natale, non solo del presepio, ma si consolano con surrogati di luci, di spari, di consumi, di baldorie e di regali. Altri novelli Erode vorrebbero cancellare, quasi usando il tasto del computer, cance, delete, il Natale di Gesù. Sappiamo che chi vuole cancellare Dio immancabilmente uccide l'uomo e smarrisce se stesso. Anche noi, lasciandoci abbagliare da tante luci artificiali o volgendo lo sguardo altrove di fronte all'umanità affamata, in guerra, in cerca di condizioni di vita dignitose, deformiamo il senso del presepe e soprattutto del Natale. Questo giorno ognuno di noi alimenti nel suo cuore, nella sua casa, nella sua famiglia, il presepio vivo, faccia destare e rendere palpitante quella statuina di Gesù bambino, come avvenne con San Francesco d'Assisi. Diamo vita a Gesù che dorme nel nostro cuore, destiamolo nel cuore del prossimo, dei bambini, degli uomini e delle donne, tutti fratelli. Quel bambinello porta pace, gioia, amore e benessere. In questo tempo mortifero della pandemia, affidiamoci alla forza e alla grazia del bambino di Betlemme, che veramente nasce tra noi e per noi. Ad ognuno di voi, dicendo Buon Natale, auguro la pace e la gioia promessa agli uomini amati dal Signore. Amen.
non si vedrà più. La salutiamo con il ringraziamento di una persona che è stata sempre presente in mezzo a noi. Non c'è stato Natale, Pasqua, San Giovedale e anche qualche San Cassio e diverse occasioni nelle quali lei è stato sempre con noi. Non ci è passato inosservato, evidentemente. Non ci è passato inosservato nemmeno quell'attenzione e quei particolari quali mi sta attento quando viene a casa. Ci siamo accorti che la croce che porta al collo è una copia delle corte di San Giovedale. Vogliamo ringraziarla per questo. Forse, come diceva Monsignor Paglia, ormai diversi successori fa, Nanni ha bisogno d'amore. E io credo che siano le piccole cose che riescano a fare la differenza. E lei non si è esaltato e non ci ha esaltato. Come Gesù Bambino si è messo in mezzo a noi. Di questo la ringraziamo veramente. E attraverso quei piccoli segni la continuiamo a portare nella nostra preghiera e chiediamo che faccia accompagnare da lei. Abbiamo pensato di darle un calendario. Calendario ce l'hanno tutti, sì, ma qui ci sono alcune immagini dei santi nelle chiese di Napoli, quei santi che ci hanno aiutato a camminare. E una stola rossa, come quelle che ha indossato tutte le volte che è venuto a celebrare la messa e la processione di San Giovedale, anche quando non abbiamo potuto fino in fondo farlo come avremmo voluto. Lei è stato con noi e non l'ho benedetta io, l'ho messa sulla tomba di San Giovedale, così ci pensa lui. A nome di tutti, grazie davvero e buon proseguimento di ministero. Che verrà ordinato vescovo il 5 gennaio nella cattedrale a Berna. Ci stiamo trovando un po' in difficoltà per gli spazi, per a causa della pandemia, e comunque ecco, vi invito a pregare per lui, continuate a pregare anche per me, anche se non nominerete più il vescovo Giuseppe, in pensiero fatelo. La richiesta che vi rivolgo e io mi ricorderò di voi con molto piacere, come ha detto Don Sergio, molto volentieri sono venuto ai momenti importanti che hanno visto coinvolta questa comunità. Ovviamente non sparisco, tornerò in Puglia, ma vi farò vedere ogni tanto per salutarvi, ma anche per altre esigenze mie. Tanto vi porto nel cuore e invoco su di voi la benedizione del Signore e l'intercessione dei nostri santi patroni.